Ma là, buongiorno a tutti ragazzi, oggi è il 22 febbraio 2018. 22 febbraio 2018, tra poco ci saranno le elezioni in Italia, il 4 marzo, per un nuovo governo. Che votare? Allora, cerchiamo di ragionare un pochettino sulla situazione, d'accordo? Perché il voto, non andare a votare significa avere la stessa situazione, quindi se non andate a votare significa che a voi piace il PD. Ora ci sta il problema di chi andare a votare. Allora, riflettiamo un pochettino, sono sicuro che al 100% che tutti i contestatori diranno la loro sotto i commenti, però comunque io vi voglio portare a una riflessione, d'accordo? Mo, a prescindere dal fatto se siete di sinistra, di destra, non importa. Allora, il PD è inutile neanche dirlo, neanche lontanamente a votarlo, proprio perché si è dimostrato che comunque io vado per una convenienza e non è che vado principalmente per una convenienza nostra, del popolo italiano, non è che sono un fan della politica, io odio la politica, però la politica è il paese, ok? Allora, il PD ti è dimostrato proprio totalmente zero, proprio assoluto, nel modo proprio più assoluto, cioè anche pensare di andarla a votare un'altra volta significa essere veramente idioti, perché il PD ha portato solo praticamente dei disastri all'Italia, cioè già solo pensare alla Boldrini, cioè una donna che ha fatto entrare tutti questi migranti, li ha fatto fare tutti i porci comodi loro, li ha messi in hotel, gli ha dato da mangiare, gli ha dato da bere, gli ha dato soldi, sistemazione, tutto cose che l'italiano non ha, e praticamente loro si sono dimostrati migranti che non dovrebbero essere in Italia semplicemente perché fanno le rivoluzioni, che vogliono 2000 euro al mese, perché con 500 euro al mese, 580 euro al mese, poverini non ce la fanno, quindi è normale, nonostante che hanno il cellulare sempre pieno, nonostante che hanno da mangiare, nonostante che hanno occupato degli hotel dei poveri cristi che lavoravano, e invece quindi praticamente stanno facendo le rivoluzioni perché per loro ci vogliono 2000 euro al mese, no, altrimenti che cazzo. E arrivati a questo punto la Boldrini comincia a uscire da tutte le parti dicendo: ma noi dove li rimandiamo a questi migranti se non sappiamo, non hanno documenti, non sappiamo chi sono? Allora io quello che io dico, no? Tu l'hai stronza, perché sei una stronza, tu l'hai fatta entrare e a chi li davi i soldi? Cioè se tu non hai un nome e cognome, li inventavi tu i nomi e cognomi, perché devi registrare che a Tizio e Caio gli hai dato l'appartamento, gli hai dato i soldi, gli hai dato il cellulare, gli hai dato tutte le cose per vivere, ci deve stare un nome, no? Deve essere scritto da qualche parte, perché altrimenti tutti quanti noi faremo la stessa cosa, bastiamo che ci mettiamo un po' di colore nero in faccia, facciamo anche noi la parte dei migranti, abbiamo i soldi, no? Deve essere tutto registrato, mo dico io, stronza, non stai dicendo che non si possono rimandare indietro perché non ci sono documenti e quindi non si sa. E allora come tu li dai a mangiare? Come gli dai i soldi? A chi li dai? Quindi sei una doppia stronza. Quindi il PD, cioè per esempio con Renzi, è inutile parlarne. Allora, poi ci sono il Movimento 5 Stelle.
non ho niente contro questi ragazzi che hanno intenzione di cambiare le cose, però purtroppo con loro, votandoli, ci sta qualcosina di grosso a sfavore, tipo l'immigrazione, che su per giù è uguale a quella del PD. La seconda cosa è che loro, anche se acquistano il potere, non riusciranno mai a mandare a casa i vecchi, scordatevelo, perché per mandare a casa i vecchi dovranno combattere con la mafia e la camorra, perché la mafia e la camorra, che non avete ancora capito un cazzo, è la politica. Quindi voi pensate che la mafia, la camorra, a queste due faccettine di cazzo di Battista e Di Maio, eppure il grillino là, Grillo, Peppe il drogato, perché è un drogato Peppe Grillo, è un comico fallito, è un drogato, cioè ha ucciso anche tre persone. Le persone dicono che ha ucciso tre persone perché ha fatto un incidente stradale. Attenzione, ha fatto un incidente stradale imbottito di cocaina ed è andato praticamente in controsenso prendendo l'altra vettura. Quindi volete affidare a una persona del genere il governo, una persona irresponsabile? Ma questa cosa quando l'ha fatta tanti anni fa, però comunque è una persona irresponsabile. Quindi i grillini secondo voi toglieranno la mafia, la camorra da mezzo con le due faccettine di cazzo? Secondo voi la mafia, la camorra farà fare a questi quello che vogliono? Scordatevelo, ve lo dovete scordare questo fatto. Voi state tutti quanti quasi puntando per questi grillini, perché loro stanno solo mettendo il malcontento al popolo, quindi stanno solo cercando di prendere il favoritismo. Come? È come la stessa cosa quando era nell'epoca di Gesù, che Gesù è venuto, ha detto: io sono il figlio di Dio, ti benedico, e tutti quanti andavano con il figlio di Dio, perché c'era anche questa influenza e principalmente anche l'ignoranza. Quindi tutti quanti ascoltano quella voce e tutti quanti vanno su quella voce. Però riflettete, ragazzi, che questi qui non hanno nessun potere per togliere i vecchi politici da mezzo, quindi ce li sopporteremo sul cazzo tutti quanti. Berlusconi, Renzi saranno sempre lì, non sicuro che non se ne andranno, perché loro non ce l'hanno il potere per mandarli, anche se lo acquistano. Seconda cosa, non riusciranno mai a togliere la mafia e la camorra, perché sono talmente delle cose così complesse, così grandi, che non si riuscirà mai a togliere. Come la stessa cosa degli attentatori, no? dei jihadisti, come cazzo si chiamano loro, gli islamisti. Potete combattere sempre tutta una vita, voi non li riuscirete mai a togliere, mai a togliere, non finirà mai. Quindi non si può togliere la camorra, non si può togliere la mafia, non esiste, non si può togliere, perché sono cose talmente complesse che non lo puoi fare. Perché per togliere la mafia e la camorra devi proprio togliere tutto da mezzo, cioè devi praticamente azzerare la vita, come quando è nato Gesù, l'anno 00, mentre poi la vita è iniziata parecchi milioni di anni prima. Quindi è una cosa che praticamente è impossibile. Quindi su questi qui stanno alzando solo dei polveroni per buttarvi il fumo negli occhi. Voi dovete tenere conto che se votate il Movimento 5 Stelle, io non sono contro di loro, perché comunque sono giovani come me, a me piacciono giovani di speranza, cioè mi piace questa cosa. Però riflettete che se loro vogliono fare un culo così ai ricchi,
noi andremo a pagare le conseguenze, perché in questa vita non avete capito che è sempre stata così la vita, c'è il ricco, il medio e il povero. In ogni paese, in ogni cultura c'è sempre la stessa cosa, il ricco, il medio e il povero. Non ci sta niente da fare, tutti quanti i poveri desiderano di diventare ricchi, tutti, ma non è così. Ma non è possibile. Ora, i ricchi sono quelli che fanno lavorare i poveri. Se noi ammazziamo i ricchi, state ben sicuro che loro che sono ricchi arrivano a un certo punto che non strapegano un cazzo, quindi non aprono industrie, non investono i soldi se li tengono loro da parte, e noi poveri marciamo nella merda. Quindi il ricco fa lavorare il povero. Ora, se questi qui, il Movimento 5 Stelle, ha intenzione di fare un culo così ai ricchi, ora se i ricchi si incazzano, noi poveri andiamo a finire nella merda. Poi un'altra cosa, voi vi credete che loro faranno delle leggi per far pagare le tasse alle persone ricche e non ha, e alle persone povere niente? No, la legge è uguale per tutti, quindi come ci saranno delle proposte per i ricchi, gli imprenditori, parlo di tutti, no? Quindi come ci saranno delle leggi per loro che devono pagare tasse a non finire, ci sono anche le leggi per voi, per noi, sempre, è sempre così, la legge è uguale per tutti, come pagano loro, dobbiamo pagare anche noi, quindi non vi credete che dopo loro sono i Robin Hood della situazione. Ecco, io questo è quello che vi vorrei far capire, perché noi stiamo sentendo a queste qui che stanno parlando sempre solo di Berlusconi. Allora, da parte mia, Berlusconi è vecchio, ha i suoi 82 anni, anzi quasi 83, sarebbe pure l'ora che si togliesse pure un po' dalle palle Berlusconi. Però c'è una cosa. Punto primo, Berlusconi è vero che ha fatto i festini, è vero che tutte le cose che state dicendo voi, ha fatto i festini, ha fatto il contratto con la Camorra, i soldi. Allora, state dando le colpe a Berlusconi come se lui avesse creato la Camorra. Quando è nato Berlusconi, la Camorra e la mafia già c'era in Italia, in America, in Francia, già c'era da tutte le parti quando è nato Silvio Berlusconi. Quindi non l'ha creata lui la Camorra, e voi immaginate che una persona come Silvio Berlusconi, con i suoi miliardi, non viene prima o poi toccato dalla Camorra? No? Voi credete di no? Ma se la Camorra va nei piccoli negozi, nei piccoli imprenditori, no? Voi immaginate a uno di questi che non ha la Camorra addosso, cioè, è una cosa proprio impossibile, impossibile. La Camorra va dove stanno i soldi, quindi Silvio Berlusconi è impossibile che non aveva contatti con la Camorra, è proprio impossibile. Quindi ha i suoi 82 anni, ha posto un piano per recuperare un po' l'Italia. È vero che non bisogna fidarsi, perché pure lui non è che ha fatto un granché, però tante belle cose le ha fatte, non è che non le ha fatto, non ha fatto proprio niente come PD, tante cose belle le ha fatte. Allora, il suo piano è quello di promuovere i pensionati a passare a 1000 euro, di pagare meno tasse, di non uccidere di tasse sia il popolo che l'imprenditore.
aumentare anche le pensioni per i disabili. Allora, no, io non vi dico di votare Silvio Berlusconi, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, assolutamente, non è che voglio dire che dovete votare, però per me, secondo me, è un piano che potrebbe funzionare per due motivi. Il primo è perché lui ha 82 anni, quindi diciamo o va là o la spacca, cioè nel senso che se entra oppure no, questa è la parte decisiva, perché è impossibile. È impossibile che dura per l'eternità e poi è impossibile che arriva a 150 anni che sta ancora in politica, no? Quindi 82 anni sta più o meno con un piede nella fossa, quindi cioè, quando cazzo di tempo può durare Silvio Berlusconi, anche se si ossigena il sangue come Tina Turner, però comunque alla fine prima o poi ti devi fermare, e quindi io penso che questi suoi 82 anni siano quelli decisivi per la politica, quindi o va o entra o esce, secondo me non, cioè, è la parte finale, non lo vedremo più. Quindi secondo me, io ho pensato che Silvio Berlusconi vuole rimanere qualcosa in Italia, perché non ci sarebbe nessun senso logico a questa sua candidatura. Perché? Perché prima di tutto è vecchio, anche se vuole fare festini con le donnicciole, il pisello rimane così, non è che rimane così, ecco, quindi, e poi ognuno nella sua vita privata è libero di fare quello che cazzo vuole, festini, droghe, quello che vuoi, non è detto che devi per forza essere un santo nella vita privata, non sono dei santi preti, figuriamoci noi altri, nella nostra vita privata abbiamo tutti quanti noi, tutti quanti non sui vizietti, quindi che magari non facciamo sapere a nessuno perché sono delle cose personali. Poi la seconda cosa è ricchissimo. Che cazzo se ne frega lui più di fare soldi? È ricchissimo, la sua famiglia è ricchissima, i suoi figli sono ricchissimi, quindi cioè, a lui che cosa interesserebbe più fare la politica? Lui potrebbe mandare a fare in culo tutti quanti senza nessun problema, e se Silvio Berlusconi manda a fare in culo a tutti quanti e decide un giorno di vendersi tutto quello che ha, l'Italia va nella merda, perché Silvio Berlusconi dà a mangiare come minimo alla metà del paese con la sua Fininvest e con tutte le cose che lui ha. Quindi secondo me ci sta solo una ragione a Silvio Berlusconi, quella principale, che vuole praticamente ritornare in politica, e secondo me penso che sia quella giusta, nel senso che lui vuole rimanere una buona immagine sua dell'Italia in Italia, per quando morirà vuole rimanere una bella cosa in Italia. Ma tutte le cose che lui ha fatto dietro, dimentichiamocele un po', perché comunque, dimenticare proprio no, però comunque mettiamole un pochettino da parte, noi pensiamo al futuro, quindi secondo me Silvio Berlusconi le cose che lui ha detto le vuole fare veramente, perché ha 82 anni, è la sua parte finale della politica, non ti interessa assolutamente di prendere spiccioli di noi poveri che abbiamo in tasca, e penso che lui vuole rimanere una sua immagine positiva, si vuole riscattare di tutte le cose negative che gli sono state dette. Quindi secondo me, dal mio punto di vista, poi il tuo è quello che vuoi, dal mio punto di vista, se noi andiamo a vedere un po' le cose senza essere sempre ottusi e chiusi con la mente, come
come erano all'epoca le persone ignoranti dei popoli, uccidiamolo, sì, uccidiamolo, e tutto il popolo, praticamente lo uccideva. Quindi rifletteteci un po' su questa cosa. Secondo me Silvio Berlusconi in realtà farà tutto quello che è nel suo programma, a differenza degli altri, proprio perché secondo me lui vuole rimanere una sua bella immagine, lui personalmente, come orgoglio. Qui giace Silvio Berlusconi, che ha fatto questo per l'Italia prima di morire. Quindi secondo me lui vuole fare questo. Io penso che la migliore soluzione sarebbe quella di votare Silvio Berlusconi, perché rilanciare il commercio è veramente molto importante, molto. Qui ci sono tanti negozi pure qui a Parigi siamo rovinatissimi, nonostante che sia la città dell'amore, siamo proprio rovinati a Parigi, tutti i negozi sono chiusi, proprio perché noi a Parigi qui paghiamo quasi 75%, altro che 45%, come dice lui, quasi 75% di tasse. Vi rendete conto che cosa significa? Che quando tu vai a comprare un pezzo di pane lo paghi 6,50 euro al chilo. Quando ti siedi a un bar e prendi un caffè lo paghi 15 euro con una bottiglina d'acqua vicino. Quindi secondo me il piano di Silvio Berlusconi potrebbe funzionare, potrebbe. Lui è vecchio e non fa altro che secondo me rimanere qualcosa di buono per l'immagine sua e per l'Italia, perché io credo che lui veramente ci tiene a dire che è italiano, perché qualsiasi persona al suo posto che è ricca, ma ha 82 anni, che interesse ha ancora a mettersi, a 82 anni è ricco, che interesse ha ancora a mettersi in politica, che cosa potrebbe mai fare a 82 anni? Fare più soldi, fare delle leggi a suo favore a 82 anni, sapendo che a 90 anni ormai che buon faccio. Quindi secondo me io consiglierei, poi logicamente voi fate quello che volete voi, consiglierei di votare Silvio Berlusconi, no il Movimento 5 Stelle. Non può fare niente, non può distruggere la Camorra, non può distruggere la mafia, non può fare niente, niente. E neanche la Camorra e la mafia neanche glielo faranno fare, che vi credete? A questi due bimbo minchia là, sono i due Robin Hood che levano tutta la Camorra da mezzo. Comunque, quello che voi avete deciso, posso solo dire in bocca al lupo a tutti. Io scenderò il 4 marzo per votare, logicamente il mio voto andrà sicuramente a Silvio Berlusconi, e quindi in bocca al lupo a tutti e spero che votate Silvio Berlusconi e non sti cretini che vi stanno veramente prendendo per il culo, garantito al 100%. Ormai siamo tutti quanti esperti di politica, perché da quando è nata la politica in Italia, ma quando mai l'italiano è stato bene? Abbiamo provato con tutti quanti, ma quando mai è stato bene l'italiano? Ti stava meglio una volta, ma quando mai? In bocca al lupo a tutti.